Questa mattina, poco dopo le 8, pochi minuti dopo le 8, c'è stato un intervento al quartiere dei Saloni del SUME 118 con l'ambulanza e l'automedica. Gli infermieri, insomma, il personale che stava appunto, che è stato chiamato appunto una chiamata di soccorso, pur avendo il numero civico, hanno perso un po' di tempo per individuare il condominio esatto. In pratica, qual è il problema? Generalmente i numeri civici vengono attribuiti con numero, diciamo, in maniera progressiva. C'è la via Pinco Palla, comincia con un numero tipo l'1, poi c'è il 2, poi c'è il 3, eccetera, eccetera. Nel quartiere, dei Saloni, invece, i numeri civici sono stati attribuiti in base alla data di costruzione. Quindi il primo anno l'1. Il secondo anno un altro e così via in pratica. Quindi tutto questo, tra l'altro, non solo i saloni ci riferiscono che anche in altre zone, tipo Borgo San Giovanni, c'è lo stesso tipo di problematica. Tutto questo ovviamente crea dei problemi non da poco per individuare esattamente l'indirizzo di una persona. Fino a quando si tratta, di un corriere che deve consegnare un pacco. È un problema perché, per carità, perde del tempo per consegnare questo pacco. Ma quando si tratta di portare soccorso a una persona, sappiamo che a volte anche pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte. Soluzioni? Allora, andare a cambiare i numeri civici diventerebbe un problema non da poco per tutti i conseguenti problemi civilistici che ne conseguono. Cambiare indirizzi, carte d'identità, le ditte, tutta una serie di cose, eccetera. E sarebbe meglio, ci permettiamo di dire col cappello in mano, magari una cartina mappata con i numeri civici, ma anche il nome dei condomini. I condomini sono numerati, o forse magari un'applicazione che magari possa indicare con più precisione il luogo dove arrivare. Nel frattempo, il consiglio è che chi chiede soccorso, magari non la diretta persona che magari sta male, dia più indicazioni più precise possibili al 118 e magari se ha la possibilità ovviamente di mettere qualcuno in strada in modo da indirizzare l'arrivo degli infermieri.